Amen. Io vogliamo allora ascoltare la parola da George. George, if you can start. Buonasera a tutti. Buonasera. I am sorry that I am not able to speak in Italian. Mi dispiace che non posso parlare italiano. The good thing is I understand almost everything. La cosa buona è che riesco a capire quasi tutto. Okay, I would like us to go to the Gospel of John. Allora vorrei andare con voi nel Vangelo di Giovanni. And I would like you to read, of course, only in Italian, from verse 27, John 6, from 27 Allora until andiamo a Giovanni 6. from 27 until 40. Allora leggiamo insieme dal Vangelo di Giovanni, dal capitolo 6, versetto 27 fino al versetto 40. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame, chi crede in me non avrà mai sete. Ma ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché io sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. Now, before we look again into some of these words, Allora, prima di andare a guardare in dettaglio ad alcune di queste parole, for those of you who do not know what is written in all of the chapter 6, allora, per chi non conosce il contesto di questo capitolo 6, in the beginning of the chapter, all'inizio del capitolo there is a miracle that Jesus did. c'è un miracolo che Gesù ha fatto. In verse 8, Nel and sorry, in verse 9, it says versetto 9 dice: that there was a young man there who had five barley loaves and two small fish. v'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due piccoli pesci. E And there were 5,000 people there in verse 10. nel versetto 10 vediamo che c'erano 5.000 persone. And out of these five loaves of bread and the two fish, Jesus did the miracle of multiplication of food and everyone ate. E con questo miracolo di prendere cinque pani d'orzo e due piccoli pesci, lui è riuscito a sfamare 5.000 e più persone. Now, they knew that they experienced this miracle. Quindi loro sapevano di aver sperimentato un miracolo. And that is also why Jesus told them, do not labor, in verse 27, he said, do not labor for the food that perishes, but for the food that endures to everlasting life.
Ecco perché lui ha detto nel versetto 27: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. And he did this miracle to show them who he is. Quindi lui aveva fatto questo miracolo per dimostrargli chi lui è. And listen to what they answered. E guardate alla loro risposta. Well, first they said, what must, in verse 28, what must we do to work the works of God? Prima vediamo nel versetto 28 che gli dissero che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio. And in verse 29 he says, the only thing you need to do to please God is to believe in him whom he sent, which it was he, Jesus. E nel versetto 29 vediamo che lui gli risponde, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. And then listen to these people. In verse 30 they are asking for a sign. Ma poi vedi che nel versetto 30 queste persone gli chiedono un segno. And then in verse 31 they speak about what is written in the Bible, he gave them bread from heaven to eat. Vediamo poi nel versetto 31 che Gesù gli risponde con quello che è scritto nella parola. Gli dice, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Now, these people had just experienced the miracle that 5,000 of them ate. E queste persone hanno appena sperimentato un miracolo dove 5,000 persone hanno mangiato. And then here in verse 30 they say, what sign will you perform so that we may believe you? E nel versetto 30 dicono, quale segno ci darai perché possiamo credere in te? So this shows that their hearts were hard. E quindi questo ci mostra che il loro cuore era duro. The only thing they cared about was to feed their physical bodies. Tutto quello che a loro interessava era di riempire la loro pancia. They were not interested in God. Non avevano interesse in Dio. They show through these words, avevano mostrato attraverso queste parole, that they had no respect for God. Che non avevano nessun rispetto per Dio. And so Jesus responded in verse 32. Quindi nel versetto 32 Gesù gli risponde. And then in verse 33. E anche nel versetto 33. That it is God who brings from heaven not only the physical bread, but also life. E gli dice che è il Padre mio, lo che vi dà non solamente il cibo solido, ma il cibo che dà la vita, il pane che dà la vita. And now they respond in a way that sounds good, because they say in verse 34, Lord, give us this bread always. Sembrerebbe che loro dessero una buona risposta quando nel versetto 34 dicono, Signore, dacci sempre questo pane. But now the verses 35 and 36 are very important, because Jesus says, I am the bread of life. Ora, i versetti 35 e 36 sono molto importanti, perché qui Gesù dice, io sono il pane della vita. But in 36 he says, I told you, you saw me, but still you do not believe. Ma nel versetto 36 ecco che dice, ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Now, I think we need to keep a learning from this. Penso che dobbiamo veramente ricevere qualcosa, imparare qualcosa da questo. Because there are Christians today, perché ci sono cristiani oggi, who are in exactly the same place, che si trovano esattamente nello stesso punto. They have had experience that proves to them that Jesus is alive. Hanno avuto esperienze che gli hanno provato che Gesù è vivo. They know that Jesus is real. Sanno che Gesù è vero. Maybe they even go to church. Magari vanno anche in chiesa. But very soon they forget every experience they had. Ma molto presto dimenticano ogni esperienza che hanno avuto. And
They ask for more things and more signs, and they continue to behave as if God is not real. E continuano a chiedere dei segni, continuano a chiedere cose a Dio e si comportano come se Dio non fosse reale. Now that is the result of a hard heart and a empty religion. Questo è il segno di un cuore duro, indurito e di una religione vuota. And we basically through these words, praticamente attraverso queste parole, I think the Bible wants us to understand, la Bibbia vuole che noi comprendiamo, that we should approach God with a very different attitude. Che dovremmo avvicinarci a Dio con un'attitudine molto diversa. These people reveal a very proud attitude. Queste persone rivelano un'attitudine di orgoglio. And a very selfish attitude. E un'attitudine egoista. It's all about what I need. It's all about what I care. Tutto riguarda quello che io voglio, quello che io ho bisogno, quello che io sento. But what we should, a different attitude that we should have, ma un'attitudine diversa dovremmo noi avere, is to approach God with a humble attitude. È di avvicinarci a Dio con un'attitudine umile. And listen, the next verse, verse 41. Il versetto 41, which we did not read before, che non abbiamo letto in precedenza. Please read verses 41 42. Leggiamo i versetti 41 e 42. I giudei dunque mormorarono di lui, perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo, e dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire: io sono disceso dal cielo? Now remember, they had experienced the miracle of 5,000 people eating from two loaves of bread and five fish. Cioè, ricordiamoci che questi sono quelli che hanno sperimentato che il miracolo dove Gesù ha sfamato tutti loro con 5 pezzetti di pane e 2 pesci. But they have this proud attitude towards him. Ma loro continuavano ad avere un'attitudine orgogliosa verso di lui. Now, let's go to verse 48. Se andiamo al versetto 48, I would like us to read from verse 48 to 51. E leggiamo dal versetto 48 fino al 51. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Or il pane che darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo. Now, Jesus responded to their pride and religion by saying something that they could not understand with their mind. E vediamo che Gesù risponde alla loro religiosità e al loro orgoglio con qualcosa che loro non avrebbero mai potuto comprendere con la loro mente, con la loro intelligenza. He wanted to come into a confrontation with their pride and their religion. Cioè, vuole portarli a confrontare la loro religione e il loro orgoglio. Why did he want to do that? Perché vuole fare questo? Because he was not interested in those who follow him because they want to receive something from him. Perché a lui non interessava quelli che lo seguivano solamente perché volevano qualche cosa da lui. He wanted to have disciples that follow him because they know who he is. Lui voleva dei discepoli che lo seguissero perché sapevano chi lui era. So let's read now from verse 52. Quindi leggiamo ora dal versetto 52. Until 58. Fino al versetto 58.
Allora i giudei si misero a contendere tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi mangia me vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Now, we shall speak more about that, but before parleremo we di do più riguardo a questo. But before we do that, ma prima di farlo, let's read verse 66 and 67. Leggeremo anche il versetto 66 e 67. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Allora Gesù disse ai discepoli: volete andarvene anche voi? So what do we see here? Allora cosa stiamo vedendo qua? We see that those who followed him, vediamo che quelli che lo seguono, they were not following him because they loved God or because they recognized him for who he is. Quelli che lo stavano seguendo non lo seguivano perché conoscevano Dio, volevano Dio o riconoscevano chi era Gesù. What they wanted was what is good for me. They wanted their own selfish benefit. Quello che loro veramente volevano era quello che serviva a loro, cioè di soddisfare il loro egoismo. And so Jesus offended them when he said, if you do not eat my flesh, if you do not drink my blood, you cannot be with me. E Gesù li offende quando dice: se non mangiate la mia carne, se non bevete il mio sangue, non potete essere miei discepoli. But he did that on purpose. Ma lui l'ha fatto per proposito. He wanted them to be offended. Lui voleva che loro si offendessero. Because he wanted to know who are his true disciples. Perché lui voleva sapere chi erano i suoi veri discepoli. And so when his disciples said, this is a hard word. Allora quando i discepoli dissero, questa è una parola dura. Jesus said, do you also want to go away? Gesù gli dice anche a loro, ma ve ne volete andare anche voi? But then one of them, Simon Peter, said, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ma allora Pietro gli risponde, gli dice, da chi potremmo andare? Solo tu hai parole di vita eterna. And then in verse 69, he said, Peter said, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. E nel versetto 69 leggiamo, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. So Jesus caused everybody else to go away. Quindi Gesù causa a tutti gli altri di andarsene by telling them something that was offensive to their ears, dicendo qualcosa che era offensivo alle loro orecchie. But actually it was a spiritual principle. Ma in realtà era un principio spirituale. But the man of flesh cannot understand the things of the spirit. Ma l'uomo della carne non può comprendere le cose dello spirito. The people of religion and pride are not interested in what God is saying. Le persone religiose e orgogliose non hanno interesse in quello che Dio dice. But his disciples stayed not because they liked what he said. I suoi discepoli stettero con lui non perché gli piaceva quello che lui aveva detto,
but because they knew that what he was speaking to them was coming from the Father in heaven. Ma perché loro sapevano che quello che lui gli stava dicendo veniva dal Padre nel cielo. They were looking for the real things of God. Loro stavano cercando le vere cose di Dio. The disciples were not looking for what their flesh needs. I discepoli non stavano cercando quello che la loro carne aveva bisogno. But they were looking for the word of God that comes from heaven. Ma loro stavano cercando la parola di Dio che viene dal cielo. And in another place in the Bible, which is in the Gospels, e in un altro, in un'altra parte della Bibbia, nei Vangeli sempre, in the Gospel of Matthew 4 and Luke 4, sia in Matteo 4 che in Luca 4, Jesus says, Gesù dice, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. L'uomo non vivrà solamente di pane, ma di ogni parola che viene dall'Eterno. And here we read that he said, I am the bread of life. E vediamo qui che Gesù dice, io sono il pane di vita. Who eats me has life. Chi mangia me avrà la vita. So what is it to eat the flesh of Jesus? Allora cosa significa mangiare la carne di Gesù? It means to receive the word of God. Significa ricevere la parola di Dio. He said, I am the bread of life. Lui ha detto, io sono la parola di il pane della vita. He said, you must eat my flesh to have life. Lui ha detto, voi dovete mangiare la mia carne per avere vita. He also said, real bread shall not give you life, but the word that comes from the Father will give you life. E ha anche detto, il vero pane materiale non vi dà la vita. La parola che viene da mio Padre vi dà la vita. So basically Jesus was saying this. Praticamente Gesù ci sta dicendo questo. To eat me means to receive the word of God. Mangiare me significa ricevere la parola di Dio. If the word of God comes and stays in you, se la parola di Dio viene e rimane in voi, in the same way as physical food comes and stays in you, nello stesso modo come il cibo naturale entra dentro di voi e rimane in voi, as the physical body becomes nourished by the physical bread, come il corpo naturale viene nutrito dal pane naturale, in the same way our spiritual man becomes nourished by the spiritual bread that comes from heaven, which is the word of God. Allo stesso modo, il nostro essere spirituale viene nutrito dal pane spirituale, che è la parola che viene da Dio. So when Jesus says, if you want to stay united with me, quindi Gesù dice, se volete rimanere uniti a me, you need to be eating my flesh and be drinking my blood. Dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. It's the same thing for our physical body. La stessa cosa come è per il nostro corpo fisico. We have to feed our physical body daily. Ogni giorno noi dobbiamo cibare il nostro corpo naturale. The same way we need to be feeding daily our spiritual man inside. Nello stesso modo, giornalmente dobbiamo cibare il nostro essere spirituale che è noi. That means every day we need to be receiving the word of God. Significa che ogni giorno noi dobbiamo ricevere la parola di Dio. Now, of course, it is important that every person eats alone. È importante che ognuno mangi da solo. But there is another principle that comes out of Jesus.
Ma c'è un altro principio che esce da Gesù, che arriva da Gesù. That we have to be a family. Che noi dobbiamo essere una famiglia. When the family eats together, quando la famiglia mangia insieme, it's the food is still food, but now the fellowship makes the food even better. Ovviamente il cibo è sempre cibo, ma la comunione della famiglia, lo stare insieme, rende quel cibo migliore. So the Lord gave us the institution of the Holy Communion. Quindi per questo il Signore ci ha dato il sacramento della Santa Cena, which is a symbolism, it is a sign on earth, che è un segno, un simbolo qua sulla terra, that we come together to eat together the Word of God. Che noi ci riuniamo insieme per mangiare insieme la parola di Dio. We come together as a family. Noi ci troviamo insieme come una famiglia. And so the blood of Jesus, quindi il sangue di Gesù, is very important in this symbolism. È molto importante in questo simbolismo. Because the blood of Jesus makes us one family in God. Perché è il sangue di Gesù che ci rende una famiglia in Dio. It means that we no longer come from different kinds of bloodline, but we now all are of the one blood, the blood of Jesus. Significa che non veniamo più da delle linee di sangue diverse, ma nel sangue di Cristo Gesù siamo tutti una famiglia sola, di un sangue solo, di una linea sola di sangue. And we all become brothers and sisters. Ed ecco perché diventiamo tutti fratelli e sorelle. Otherwise we would be strangers. Altrimenti saremmo stranieri. But now, if we eat the bread of life, that is Jesus, se noi ora mangiamo il corpo di Cristo, il pane della vita che è Gesù, and we drink of his blood, e beviamo il suo sangue, which means we have fellowship with one another, significa che abbiamo comunione gli uni con gli altri, then we become the family of God, diventiamo la famiglia di Dio, and then the blood of Jesus, quindi il sangue di Gesù, cleanses us of sin, ci pulisce di ogni peccato, and that keeps us in fellowship with God the Father. E questo ci mantiene nella relazione con Dio Padre. And I would like us now to go to the first epistle of John, John 1. Ora possiamo andare alla prima epistola di Giovanni, prima lettera di Giovanni. And we want to see an application of these things which I just said. Dove troveremo un'applicazione delle cose che abbiamo appena detto. By reading from the beginning. Leggendo dall'inizio della lettera, 1 Giovanni, quindi capitolo 1. Let's read until the end of the chapter, all the first chapter. Leggeremo tutto il primo capitolo. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunciamo affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce,
abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Amen. So what does John tell us here? Allora, cosa ci sta dicendo qui Giovanni? In a few words. Poche parole. Is first of all that we must have fellowship with one another. Prima di tutto che noi dobbiamo avere comunione gli uni con gli altri. And that means that we maintain fellowship with the Father and with the Son. E che dobbiamo mantenere la comunione con il Padre e con il Figlio. And then he says that the way we show that we walk in the light. E ci dice che il modo in cui noi dimostriamo che stiamo camminando nella luce is by having fellowship with one another. E avendo comunione gli uni con gli altri. And then in verse 7 we read, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Nel versetto 7 abbiamo letto che il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. So therefore, the blood of Jesus, il sangue di Gesù, does not cleanse us because only we believe in Jesus. Quindi non ci purifica solamente perché crediamo in Gesù. But there are two conditions. Ma ci sono due condizioni. One, that we have fellowship with one another. Uno, che abbiamo comunione gli uni con gli altri. And two, that we confess our sins. E due, che confessiamo i nostri peccati. If we do not do both of these things, se non facciamo tutte e due queste cose, then he said, we do not practice the truth, but we walk in darkness. Dice che non pratichiamo la verità, ma stiamo camminando nelle tenebre. Even though we say that we have fellowship with him, anche se noi diciamo di avere comunione con lui, still we walk in darkness and lie and do not practice the truth. Noi continuiamo a camminare nelle tenebre, nella menzogna e non pratichiamo la verità. If we do not have fellowship with one another, se non abbiamo comunione gli uni con gli altri, and if we do not confess our sins, e se non confessiamo i nostri peccati. So what does that mean if we put it all together? Quindi se mettiamo tutto insieme, cosa significa? It means that we need to eat the food that comes from heaven. Significa che dobbiamo mangiare il cibo che viene dal cielo. And that is the word of God. Questa è la parola di Dio. Because if we do not eat the bread of life, we have no life. Perché se non mangiamo il pane della vita, non avremo vita. But the bread of life alone is not enough to keep us alive. Ma il pane da solo non è sufficiente per tenerci in vita. So we also need the blood. Abbiamo bisogno anche del sangue. And the blood signifies that we must be in fellowship with one another. E il sangue significa che noi dobbiamo essere in comunione gli uni con gli altri. And the fellowship with one another when we confess our sins. E la comunione gli uni con gli altri quando confessiamo i nostri peccati. When we confess the sins, they are cleansed. Quando noi confessiamo i nostri peccati, sono puliti. So these are some foundational basic principles of how to walk in Christ. Questi sono le basi, le fondamenta, i principi per poter camminare con Cristo. There are Christians who think that all I need to do is just believe. Ci sono cristiani che pensano che tutto quello di cui hanno bisogno è credere. But of course we must believe. Ovvio che noi dobbiamo credere. But the manifestation of our faith,
ma la manifestazione della nostra fede is shown by how we live. Si dimostra nel modo come noi viviamo. True faith means we practice the truth. Vera fede significa che noi pratichiamo la verità. If we say we have faith, but we do not practice the truth, se noi diciamo di avere fede, ma poi non pratichiamo la verità, means we walk in the darkness, significa che camminiamo nelle tenebre, and the truth of God is not in us. E la verità di Dio non è in noi. So what would I want us to remember out of this time of teaching? Allora, cosa vorrei che vi ricordaste fuori di tutto questo messaggio, da tutto questo messaggio? That every day, che ogni giorno, we need to remember that we need to eat the bread of life. Dobbiamo ricordarci di mangiare il pane di vita. And that we are part of a family. E che noi siamo parte di una famiglia. And to be children of God, it's not enough to eat the bread of life. Ed essere figli di Dio non è sufficiente mangiare il pane di vita. But we need to be in the family of God. Ma dobbiamo essere nella famiglia di Dio. Which is shown by how we have fellowship with one another. Che si dimostra nel modo come abbiamo comunione gli uni con gli altri. Which is also why it is written in the book of James. Ecco perché è scritto nella lettera di Giacomo. Pray for one another that you may be healed. Pregate gli uni per gli altri che possiate essere guariti. Confess your sins to one another that they may be forgiven. Confessate i vostri peccati gli uni agli altri così che possano essere perdonati. You see, the Bible teaches us to have fellowship with one another. Vedi che la Bibbia ci insegna di avere comunione gli uni con gli altri. The Bible teaches us that we need one another. La Bibbia ci dice che abbiamo bisogno gli uni degli altri. The Christians who become religious and selfish, i cristiani che diventano religiosi ed egoisti, all they care about is my Jesus and my blessings. Tutto quello che a loro interessa è il mio Gesù e le mie benedizioni. My faith, my Jesus, my blessings. La mia fede, il mio Gesù, le mie benedizioni. But they do not have fellowship. Ma non hanno comunione. They do not confess their sins to one another. Non confessano i loro peccati gli uni agli altri. They think they do not need the others to pray for them. Pensano che di non avere bisogno che qualcun altro preghi per loro. And that's why eventually they grow cold and eventually they drop out of a living relationship with God. Ecco perché poi si raffreddano e poi escono da una comunione vivente con Dio. It is very important to maintain our personal relationship with God and a strong fellowship with our brothers and sisters. È molto importante avere una comunione personale con Dio, ma anche una relazione con i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo. Which is why in the beginning of our session, ecco perché all'inizio di questo messaggio, I said there is a real church, ho detto che c'è una vera chiesa, and there is another kind of church. E c'è un altro tipo di chiesa. And that other kind is not the true church. E l'altro tipo di chiesa non è la vera chiesa. The people who are part of that church, persone che sono parte di quella chiesa, they can say I love Jesus, possono dire io amo Gesù, but they go alone in the temple, ma vanno da soli al tempio, they pray alone, pregano da soli, they cross themselves alone, fanno il loro segno della croce da soli, they do the rosary alone, fanno i loro rosari da soli, they listen to the priest alone, ascoltano al prete da soli, and they go home alone, e vanno a casa da soli. There is no fellowship.
Non c'è comunione. That's why, even though they believe in God, ecco perché anche se credono in Dio, the life of God is not in them. La vita di Dio non è in loro. The power of God is not in their lives. La potenza di Dio non è nella loro vita. Now, I am not saying that to accuse others. Non sto accusando gli altri. I am saying we need to discern the truth. È che dobbiamo discernere la verità. We need to practice the truth. E dobbiamo mettere in pratica la verità. We need to walk in the truth. Dobbiamo camminare nella verità. And that is shown in the bread and the blood. E questo viene mostrato nel pane e nel vino. And what it all means. E il significato che questi elementi hanno. It is not only a religious rite in a Sunday service in the building church. Quindi non è in una religione che si pratica la domenica in un edificio. It is a relationship in life. Ma è una relazione che hai nella tua vita. So guard your fellowship with one another, that is very precious. Quindi devi prenderti cura della relazione gli uni che abbiamo gli uni con gli altri perché è molto preziosa. Stay together. Dovete rimanere insieme. Pray for each other. Pregando gli uni per gli altri. There is life when you pray for each other. C'è vita quando preghiamo gli uni per gli altri. Even life for you. Anche vita per te. Because the Bible says by the measure that we measure to others, it is measured back to us. Perché la Bibbia ci dice che nella misura che noi misuriamo agli altri ci sarà misurato a noi. And therefore by the measure that you love others and pray for others, you shall receive from God. Quindi nella misura come tu ami gli altri e preghi per gli altri, così potrai ricevere da Dio. And I'm gonna stop here. Mi fermo qua. But I would like to repeat this last statement. Ma vorrei ripetere quest'ultima frase. By the measure that we show love to the others. Nella misura in cui noi mostriamo amore agli altri. By keeping fellowship and praying for them. Mantenendo la comunione e pregando per loro. By that measure, the life of Jesus is poured over to us. Ed è in quella misura che poi l'amore di Gesù ci sarà versato su di noi. And we walk in the light. E noi camminiamo nella luce. We practice the truth. Pratichiamo la verità. And that means we are true children of God, true disciples of Jesus. Questo significa che siamo veri discepoli di Gesù. Alleluia. Amen. Penso che questo messaggio sia arrivato veramente dal cielo. Quando ascolti la parola di Dio la riconosci, vero? Non si riconosce che è parola di Dio. Grazie veramente a Dio per quello che abbiamo ascoltato, no? Facciamone tesoro, facciamo che questi semi crescano e poi...